Fratelli carissimi, è un Vangelo vicinissimo alla nostra vita di tutti i giorni, alla vita di questo tempo così particolare. Penso che tutti noi, in tante situazioni, ci sentiamo come obbligati a vivere quella realtà. Penso, per esempio, tante volte molti ragazzi si sposano con entusiasmo, con gioia, innamorati. E poi dopo qualche anno cominciano a sperimentare come essere soffocati, come essere obbligati da qualcosa a rimanere in quella situazione per il carattere del marito, della moglie, per situazioni più o meno gravi, per un tradimento, o il lavoro, o quella malattia, una malattia che portiamo tutta la vita o quasi, forse la vecchiaia, forse le situazioni difficili legate alla vecchiaia, senti come obbligato da qualcuno a stare in quella situazione di precarietà, di sofferenza, di paura, di angoscia. Ma come? Ma come? Perché esiste Dio? Ma davvero Lui può avermi obbligato a entrare in una barca? Questa barca è la Chiesa, ma è anche la nostra vita, anche la nostra famiglia, anche la nostra situazione. Ma è Dio, sa tutto, perché mi ha obbligato a entrare qui, in questa notte oscura, con il vento contrario, con le onde? In pericolo di morte, ma dai, per favore, non è possibile una cosa del genere. Forse oggi noi stiamo vivendo questo. Sicuramente a livello mondiale si sta vivendo questo, senza sapere nulla del futuro. Sembra che tiri fuori la testa e subito un'altra ondata, subito un altro vento, un'altra ventata, qualcosa che proprio ti senti soffocare. Vedete, questa parola è meravigliosa perché illumina la nostra vita. Dio è causa prima di tutto, fratelli. Anche se questo non può non piacere, anche se questo può scandalizzarci, perché Dio è buono, non può volere, non può permettere, non può. E dimentichiamo che c'è un peccato all'origine e che il Signore, per amore nostro, ci conduce per cammini che spesso non conosciamo, che spesso non accettiamo, che spesso addirittura sembrano cammini contro la nostra vita, contro la nostra felicità. Ma Dio esiste. Vedete, Gesù Cristo rimane volutamente da solo a pregare, non entra su quella barca. Sarebbe potuto entrare anche lui, no? E avremmo risolto tutti i problemi. E invece no, se ne sta lì, da solo a pregare. Quello che stiamo vivendo oggi, nella nostra vita, non è lontano da Dio. Dio non è assente, indifferente a quello che tu stai vivendo. Lui è presentissimo. Primo perché Lui ti ha spinto, ti ha obbligato, ha fatto in modo che tu entrassi in quella storia, perché Lui è il Signore della storia. Quella non la puoi cambiare come vuoi, per quanto uno pensi, per quanto uno con la scienza, con la ragione, pensi che può piegare la storia della propria vita, può piegare il marito, può piegare la moglie, può piegare l'ufficio, no, può piegare non so che cosa. No, non è così, può vincere un virus. No, non è così. Ma la grande notizia del cristianesimo è che Dio è lì e sta pregando per te, perché tu possa avere l'incontro che ha avuto Pietro con lui, perché questo è quello che è decisivo nella nostra vita. Quello che è decisivo nella nostra vita è poter camminare sull'acqua, poter camminare sulla morte, poter camminare da vivi, da risorti, nella fede dentro a quello che stiamo vivendo oggi. Dentro a quella sofferenza, dentro a quel male oscuro, dentro a quella cosa che non capiamo e che vorremmo che cambiasse a tutti i costi e che pensiamo che se non fosse così, beh, io sarei in pace, beh, io sarei felice. Invece, proprio quello, camminare lì dentro, guardando fisso a Cristo, che ci chiama, non è un fantasma. Noi pensiamo che sia un fantasma, che non è possibile che veramente il Signore Dio ci ami con questa situazione terribile. Non è possibile, quello è un fantasma. Sì, lui ha detto che è risorto, ha camminato sull'acqua, ha vinto la morte, ma io sto dentro questa barca, io sto dentro questa vita terribile. E lui ti dice: vieni, vieni, e devi sperimentare che puoi camminare sull'acqua, ma che non viene da te, che non viene perché tu sei stato bravo a uscire, perché tu sei stato coraggioso. No, perché quando arriva una ventata più forte, tutti quanti, anche se abbiamo fatto l'esperienza del Signore, ci guardiamo e cominciamo ad avere paura di nuovo.
ne cominciamo ad affondare. E allora arriva la parola più vera, più autentica, l'unica che può veramente sorgere dal nostro cuore. La preghiera umile, il cuore contrito, di chi non ha pretese, di chi sta soffocando, di chi sta morendo, di chi non ha nessun'altra possibilità e soluzione. Signore, salvami. Già non dubiti che sia un fantasma. Solo vuoi che allunghi la mano e ti tiri fuori. Allora anche noi oggi possiamo, in questo tempo, camminare sull'acqua, ascoltare questa parola del Signore, vieni con me. E anche nella debolezza totale, anche nella angoscia totale, anche nella nostra incredulità, Lui non smette di amarci, Lui non smette di pregare per noi, Lui ci conduce perché tutti noi possiamo avere l'incontro con Lui. Non è importante e fondamentale che termini questo tempo difficile di precarietà, ne verrà un altro. Non è necessario essere guariti, non è necessario che l'altro cambi, non è necessario nulla di tutto questo. Possiamo chiederlo, certamente lo chiediamo, perché no? Possiamo chiedere l'intercessione di Maria, di tanti santi, avremo anche tanti miracoli, certamente. Ma il punto fondamentale è conoscere Cristo, avere un incontro profondo con Lui, per cui in ogni situazione tu puoi riconoscere la mano di Dio, anche se non la vedi, che è Lui che ci porta, che è Lui che ci obbliga nei fatti della vita per umiliarci, per poter alzare gli occhi a Lui e avere l'esperienza che Lui esiste. E se Lui esiste, se Lui veramente esiste, se Lui veramente è risorto, se Lui veramente ti ama, se Lui veramente ti dà la mano e ti tira fuori, che cosa c'è che può distruggerti? Che cosa c'è che può farti del male? Che cosa c'è che può cancellare la tua vita, cancellare la speranza? Che cosa? Se Cristo è veramente risorto, se tu hai toccato la sua mano, se tu hai sperimentato, ma non c'è proprio fede, sì, non c'ho fede, ma tu mi ami, vero? Sì. E in questo cresce la fede. Se fai questa esperienza, già sei in cielo, già sei risorto. Allora nulla ti può spaventare, sì, nella carne puoi avere paura, ma quello è un aspetto secondario, è un aspetto superficiale, ma nel profondo, anche nella paura, anche nell'angoscia, sei sicuro che niente ti può separare da Lui? Sei sicuro del Suo amore? Sei sicuro che tutto concorre al bene, che anche quella notte oscura, quei venti contrari, quelle onde terribili, non sono contro di te? Quello che sta succedendo nel mondo, anche tutti gli errori che stanno facendo, anche tutte le cose che stanno accadendo, come nella nostra vita di tutti i giorni, perfino se un dottore dovesse sbagliare qualcosa, per una diagnosi, perfino se tuo marito se ne andasse, eccetera, quello non è contro di te, perché Dio sa trasformare il male in bene, perché ha trasformato la croce in albero di vita, ha trasformato la morte in vita, ha perdonato i nostri peccati trasformandoli nel luogo dove noi possiamo sperimentare il suo amore. Che c'è di più grande? Niente. Niente di niente di niente. Questa è la vita, questo è il segreto. Per questo Pietro è Pietro. Per questo Pietro può confermare nella fede tutti noi. Per questo tutti noi possiamo confermare nella fede i nostri figli, i nostri parenti, le persone che conosciamo. Se facciamo questa esperienza di Pietro e impariamo a non dubitare, a lasciarci amare profondamente da lui e condurci per dove non sappiamo, non vogliamo, non capiamo, certi che è per il nostro bene, cioè per la nostra salvezza e per la salvezza delle persone che sono affidate a noi, accanto a noi.